Buonasera a tutti, questo è il terzo incontro di questo maggio dei libri che praticamente ci ha chiesto interpreti di queste nostre iniziative e questa sera riprendiamo il discorso che ci avvicina ancora una volta in un modo o nell'altro alla nostra storia più profonda, che ha sempre parecchi risvolti. Noi dimentichiamo spesso di essere stati parte dell'impero bizantino e poi ogni tanto ce ne ricordiamo. Dimentichiamo di essere al centro del Mediterraneo e ogni tanto ce ne ricordiamo. E stasera avremo modo di riprendere questo discorso con due saggi, uno intitolato Al-Uqqali, il rinnegato, e il secondo Il segreto del Codex. Guarda caso tutti e due guardano ad Oriente. È presente l'autore, Nicodemo Meside, che saluto, e interviene poi chi ci porterà per mano questa sera è la nostra Simona Vasciari. Quindi io cedo il microfono e ci faremo condurre per mano. Grazie e buonasera. Grazie a tutti, buonasera a tutti e benvenuti. Grazie Cosimo per avermi dato la parola. Sì, questa sera abbiamo due romanzi storici, un percorso diverso dal solito. Proiettato nel passato ma con elementi moderni e attuali, attualissimi. Si tratta appunto di Al-Uqqali e del segreto del Codex. Innanzitutto voglio ringraziare Nicodemo Meside per aver accettato il nostro invito e il professore Rocco Sgro che fa parte dell'Accademia Templare Pietà del Pellicano di Reggio Calabria e doveva esserci anche il professore Fabio Audino della stessa associazione del professore Sgro. Prima di tutto, per meglio introdurvi nell'atmosfera di questo testo, di questi due testi, mandiamo un video. Costantinopoli, 21 giugno 1587. Il mio nome è Al-Uqqali Pasha, detto anche Al-Uqqali, ma da ragazzo tutti mi chiamavano Giovanni Dionigi, Filippo di Birro Galeni e Pippa De Cicco. Sono nato nel 1519 in un piccolo villaggio di pescatori, vicino alla fortezza di La Castella, nel marchesato di Crotone, e all'età di 16 anni fui rapito dagli uomini del corsaro Khair al-Din. Di questo periodo ormai lontano ricordo poco, solo vaghe immagini di un'esistenza povera e senza grandi pensieri arrivo ad Ionio. Se fossi rimasto in Calabria, sarei sicuramente diventato un pescatore come mio padre, avrei trovato una moglie e sopportato le dure fatiche della gente di mare, spaccandomi ogni giorno la schiena per portare alla famiglia qualcosa da mangiare. Il padre invece mi ha strappato dal mio mondo, portandomi molta sofferenza e dolore, ma mi ha anche offerto una vita ricca e avventurosa, come pochi hanno potuto avere. Sei tu il rinnegato calabrese. Hai fatto uccidere i miei fratelli. Ora morirai per mano mia. Sono giunto alla fine di questo mio viaggio, non per l'età, che pure avanza, ma perché uno schiavo ha messo nel mio vino un veleno che mi sta uccidendo lentamente. Per questo motivo, fino a che avrò ancora forza, voglio che tu, Avaran, mio medico personale, fidato amico,
scriva tutto quello che racconterò affinché rimanga di me almeno un ricordo. Voglio che la gente sappia di come il figlio di un umile pescatore sia diventato bey di Tunisi e Algeri, il grande ammiraglio della flotta del sultano. Ora che la morte si sta avvicinando, vedo scorrere davanti ai miei occhi tutta la mia vita, tutto quello che di buono e di orribile ho fatto. Vi ricorderò delle vostre parole nelle mie opere. Parola di Miguel de Cervantes, il vostro umile servitore. E non so se credere all'esistenza di un Dio che mi giudicherà. A dire il vero, neanche me ne preoccupo più di tanto, perché in tutta la mia vita non l'ho mai incontrato. Anzi, ho visto molto spesso le persone commettere nel suo nome le più crudeli atrocità. Dov'era lui in quel momento? Perché non ha fatto nulla? Perlomeno tutte le azioni che ho compiuto sono state fatte solo nel mio nome, solo per la mia salvezza, solo per il mio desiderio. Anche se chi mi stima dirà che sono stato un intrepido comandante che molte volte ha portato la vittoria ai suoi uomini, i miei detrattori diranno che sono stato un opportunista che ha rinnegato la propria fede, un traditore che ha ucciso la propria gente, un corrotto che per denaro ha abbandonato coloro che si aspettavano un aiuto. Ecco i tuoi soldi. Adesso mantieni la tua parola. Sì, è vero. Sono stato tutti questi uomini. Ma in fondo sono solo il figlio di questi anni bui in cui la violenza domina sull'onore. E la fede cieca genera mostri. E adesso, di tutto quello che sono stato, non rimane altro che un fragile vecchio, tradito da chi ha aiutato, abbandonato da chi ha nutrito e ignorato da chi ha fedelmente servito. Il nuovo Gran Visir, colui che detiene il potere reale alla corte del sultano, teme la mia fama e ha cominciato a tramare contro di me quando è venuto a sapere che amo ancora una donna che mai potrà essere mia, la sorella di Murat. Amore mio, ti ho fatto chiamare perché ho bisogno di te, ma soprattutto perché tu hai bisogno di me. Forse tu non sai che sei vivo perché io ti sto proteggendo. Murat vorrebbe la tua testa. Io ti amo, ma il nostro amore sta diventando troppo pericoloso. Per lei ho messo a rischio la mia vita quando mi ha fatto promettere di proteggere un libro e una pergamena che non devono cadere nelle mani sbagliate. Il sultano, poi, che io ho sempre fedelmente servito, da quando è stato informato della mia relazione, teme che io voglia spodestarlo e mi ha da tempo escluso dalla cerchia dei suoi più fidati consiglieri. E adesso sono qui, un moribondo, disteso sul letto, con il veleno che scorre lento ed inesorabile nelle vene. Ma potrò morire tranquillo, perché so che il libro e la pergamena sono al sicuro. E potranno essere ritrovati solo da chi saprà leggere le tracce che io ho lasciato. Ecco come questo video ci porta subito nel vivo di quello che può essere il romanzo. Noi abbiamo davanti un personaggio, tale Giovanni Dionigi Careni, nato alle Castella nel 1519, e questo personaggio, attraverso le sue vicissitudini, le sue peripezie, la sua vita, viene ricordato addirittura da Miguel de Cervantes, godendone la stima anche di questo personaggio. Infatti, al capitolo 39 del Don Quixote, dice: mi trovai in quella felicissima spedizione con il grado di capitano di fanteria, e in quel giorno così felice per la cristianità
perché in esso tutte le nazioni si liberarono dall'errore in cui si trovavano, credendo che i turchi fossero invincibili per mare. In quel giorno, fra tanti fortunati, io solo fui sventurato, perché la notte stessa io mi trovai con le catene ai piedi e le manette alle mani. Qui parla uno schiavo che si incontra nel capitolo appunto 39esimo del Don Quixote. Siamo nell'autunno del 1571, quando il 7 ottobre la Lega Santa ingaggia la flotta ottomana di Ali Pascià. All'epoca i cristiani troveranno una vittoria schiacciante, come ben sappiamo dalla storia. Ma vediamo un attimino, qui poi finirà prigioniero e lo vediamo magari un attimino dopo. Come ti è venuta l'idea di rispolverare questi personaggi? Perché tu, io so, tu hai scritto tre libri, uno è uscito, La tomba di Alarico, è uscito oggi, si può dire, noi abbiamo l'anteprima. Tu di personaggi ne hai in mente ben 14, a quanto pare. Allora, ti aggiorno, siamo arrivati a 20. Allora, grazie a tutti di essere qui, ringrazio il Presidente, ringrazio Simone che è sempre disponibile a fare con me questa presentazione, l'amico Rocco Sgro che oltretutto ha avuto come dire, l'onere e l'onore di leggere in anteprima il libro, nel senso che mi ha fatto da correttore delle bozze, che è la cosa più terribile, perché l'autore normalmente non può correggere se stesso, perché dopo un po' gli errori non li vede proprio. E qui c'è bisogno di un altro occhio, di un'altra persona sì, sempre. Che abbia proprie capacità, non uno qualsiasi. Certo. Allora, rispondo alla domanda. Leggendo Don Quixote, sono rimasto colpito leggendo Don Quixote di una frase in cui dice: lo schiavo che viene incontrato da Don Quixote, altri non è che Miguel de Cervantes stesso, che è stato per 5 anni schiavo ad Algeri, dove chi era il bey di Algeri? Uruccelli. E viene liberato grazie all'intercessione di Filippo II, re di Spagna, che con Uruccelli comunque avevano dei rapporti economici, pur essendo dai due lati del fronte, no? Però si scambiavano favori. E c'è questa frase che è bellissima, dice: io sono stato schiavo di un calabrese. Di un calabrese di umile origine che ha trattato sempre bene i suoi schiavi, che ammontarono al numero di oltre 3.000. In più dice, e senza turpi metodi, io riassumo in realtà il fondo discorso un po' più lungo, però dice, e senza turpi metodi riuscì ad arrivare alla terza carica di quel paese del Levante, perché il primo era il sultano, il secondo era il gran visir, il terzo era il primo ammiraglio. Quindi da schiavo lui riesce a diventare l'uomo più potente nel Mediterraneo del XVI secolo. Quindi, bene, il tuo è un romanzo storico sicuramente, ma su due livelli. Diciamo che c'è anche una parte che è un po' una spy story, no? Dove a me è parso di un certo primo momento è parso di leggere un po' Dan Brown, no? Robert Langdon, del Codice da Vinci, dell'Inferno, insomma tutti questi romanzi un po' così intriganti, no? Che ci portano anche a venire a contatto con la simbologia, con la religione, con i templari, con tutto quello che poi si è costruito nella storia all'epoca e che ancora gode di un grande mistero questo. Una spy story quindi su due livelli, cioè la parte storica, ovviamente del 1587, perdonami, e la parte praticamente intorno, cioè professore Tommaso Perri, un docente di storia dell'università, tu lo fai calabrese perché dice un docente di storia Tommaso Perri deve essere per forza calabrese e deve insegnare per forza a Cosenza. No, insegna a Napoli. È di Cosenza ma insegna a Napoli. Quindi una tecnica scrittoriale
che non è facile da maneggiare, francamente, no? Perché tu ti trovi nel passato, poi salti nel presente, poi ritorni nel passato, e quindi abbiamo due livelli narrativi. E qui poi chiedo pure l'aiuto dell'amico Rocco, perché per quanto riguarda l'aspetto dei Templari, lui è stato anche il mio consulente facendo parte dell'Accademia Templare, è stato veramente prodigo di informazioni, di aiuto per quella parte, per sviluppare quella parte del libro. Volevo dire questo, sì, su due livelli, perché innanzitutto permettimi un piccolo inciso, ho conosciuto di persona Tommaso Pesi. Allora, per caso mi contatta su internet, su Facebook, Tommaso Perri, per me ha preso un colpo. Ha detto, come così, il mio personaggio mi... E ho scoperto che lui è un attore di Lamezia Terme. L'altro giorno eravamo a Taurianova ed è venuto alla presentazione. E abbiamo fatto amicizie così. Quindi, diciamo, quello che era una cosa virtuale è diventato reale. Che poi tra l'altro... E poi magari ve lo faccio vedere, il fisico, il tipo di persona che è esattamente come io immaginavo fosse Tommaso Perri, senza conoscerlo. Perché il nome Tommaso Perri? Perché doveva essere nella zona tra Decollatura e Cosenza, perché negli sviluppi, nei prossimi libri, ci sarà uno dedicato alle comunità Arbresh, e quindi doveva essere un cosentino con mamma albanese, per sviluppare uno dei prossimi libri, no? Quindi mi serviva proprio così il personaggio, per questo l'ho creato. E che c'è da dire? Tommaso Perri, perché questo doppio binario? Perché, un po' come diceva Giovanni Battista Vico, la vita è fatta di corsi e di ricorsi, di cicli che si ripetono, e Tommaso Perri riesce quasi per caso ad avere il diario che ha scritto Luciani, il libro comincia così pure anche, con questo diario che finisce nelle sue mani grazie a un amico antiquario, che poi scopriamo che in realtà aveva un passato, non diciamo nulla, e quindi va a ripercorrere in giro per il Mediterraneo gli stessi luoghi dove è stato Luciani, per scoprire le tracce che lui ha lasciato, dove ha nascosto quelle cose che si vedono nel filmato. E volevo dire invece io, far parlare Rocco, per quanto riguarda il secondo, che è quello sul codex. Ne parliamo dopo. Il fatto dei Templari. Allora, il fatto dei Templari, sì, è ancora, diciamo così, che per quanto riguarda, cioè, la stesura, no? di questo testo, sei addosso ovviamente del contributo del professore Sgro e del professore Audino, ma no, i Templari, lo sappiamo, hanno sempre avuto il loro fascino, no? Questo stato un po' di misticismo che li ammanta, che vabbè, sappiamo Ignazio da Loyola, sappiamo l'origine dei Templari, conosciamo l'origine e conosciamo anche l'impegno dal punto di vista religioso e dal punto di vista storico, che questo è il peso che hanno dato alla realizzazione e all'evolversi anche della storia. Ma professore, le volevo chiedere, oggi come oggi, qual è il ruolo dei Templari? Il ruolo dei Templari storici o il ruolo dei Templari attuali? Perché potremmo approfondire entrambi gli aspetti. Intanto i Templari storici hanno ancora una loro importanza per quello che è il messaggio che hanno lasciato nella storia. Naturalmente tutti conosceranno qual è stata la fine dei Templari, perché se al giorno d'oggi ancora esistono degli ordini cavallereschi attivi, come il Sovrano Militare Ordine di Malta o l'Ordine del Santo Sepolcro, che sono tuttora patrocinati anche dal Vaticano, dalla Chiesa Cattolica, ciò non è avvenuto per i Templari, perché i Templari a un certo punto della storia sono scomparsi. Secondo alcuni, naturalmente poi ogni autore, ogni studioso può dare la sua definizione, può dare la sua versione,
sono scomparsi dalla storia perché l'ordine templare è stato sospeso e l'ultimo gran maestro, un nome celeberrimo, quello di Jacques de Molay, è stato arso sul rogo a Parigi nel 1314. Quindi la fine dei templari storici si colloca nel 1300, ma la leggenda dei templari è continuata nei secoli grazie al messaggio che i templari diffondevano. Naturalmente come scopo istituzionale avevano quello di difendere i pellegrini che si recavano in Terra Santa. Dopo la conquista di Gerusalemme fu fondato nel 1118 da Hugues de Payens con lo scopo precipuo, questo fu almeno quanto fu certificato dalla Chiesa nel Concilio di Troyes, della difesa dei pellegrini e quindi anche la difesa delle strade, dei percorsi in Terra Santa e in quelli che erano i luoghi più sacri della cristianità. Ma per molte vicende della loro storia e per alcuni aspetti anche della loro organizzazione è sempre stato ritenuto che i templari avessero degli scopi ulteriori. Questo per le attività che svolgevano, in particolare nei primi anni della loro presenza, nel sito in cui loro ebbero la loro prima sede, perché i templari non si chiamavano templari in realtà. Il nome dei templari era Poveri Cavalieri di Cristo e del Tempio di Salomone, chiamati templari per il luogo in cui si insediarono grazie al re Baldovino che concesse l'uso di quello che era il sito del tempio, o meglio le scuderie del suo palazzo che nei secoli precedenti era una parte del sito dove secondo la tradizione era presente il tempio di Salomone. Ed è questo dimostrato dalle fonti storiche che nei primi 10 anni della loro esistenza l'ordine templare, che poi fu composto da centinaia di migliaia di cavalieri, fanti, serventi, nei primi 10 anni della loro storia furono solo 9, i celebri 9 fondatori dell'ordine, e si dedicarono soltanto a compiere degli scavi in quelli che erano i resti del Tempio di Salomone. Questo non è un elemento così marginale, ma è fondamentale soprattutto nell'ottica dei romanzi successivi, del Segreto del Codex, della tomba di Aladico e di quelli che verranno. Aggiungo un ulteriore elemento sulla caratteristica dei templari, anche questa poi aleggia nei romanzi di Nicodemo, e l'atteggiamento che i templari avevano, e hanno sempre avuto, verso la religione di quella che erano i loro avversari. A differenza di quello che si può ritenere, ed è molto importante considerare quello che lo stesso ispiratore, padre nobile dell'ordine dei templari, Bernardo di Chiaravalle, scrive nel De Laude Nove Milizie: lo scopo dei templari non era quello di combattere i musulmani più poveri, lo scopo dei templari era quello di difendere, come avevamo detto, i pellegrini, quindi di difenderli dalle aggressioni che avrebbero potuto subire i pellegrini. Quindi lo scopo dei templari non era contrastare le altre religioni, e infatti i templari furono anche accusati di connivenza tra le accuse che furono mosse ai templari nei processi che li riguardarono. Ci fu anche quella di connivenza con le altre religioni. In realtà probabilmente avevano semplicemente quello che per noi è assolutamente normale, cioè un atteggiamento di tolleranza verso le altre religioni e le altre credenze. E non hai risposto oggi i templari? Templari oggi? Ah, ma perché non ho risposto per umiltà, perché i templari oggi siamo noi. Oltre che far parte dell'Accademia Templare, sono uno dei responsabili della sezione per la provincia di Reggio Calabria, dell'Accademia Templare, che è un'associazione culturale che si occupa di divulgare quindi notizie sui templari e sulle ricerche che riguardano i templari storici. Faccio anche parte di un ordine templare, perché i templari esistono anche al giorno d'oggi, quindi indossano al giorno d'oggi la tunica, il mantello, utilizzano anche la spada. Ed è anche questo un'organizzazione in forma di associazione, ma che come organizzazione interna è un ordine a tutti gli effetti, con la sua gerarchia, il nostro gran maestro, il principe della pietà del Pellicano. I grandi dignitari sono anche il gran visitatore. La settimana scorsa ero a Marsiglia, siamo andati in quello che è ritenuto il terzo santuario della cristianità, perché dopo Gerusalemme e tutti i luoghi sacri, dopo Roma, il terzo luogo della cristianità è l'area, e chi ha fatto letture su quelli che sono i misteri connessi ai templari, al Graal,
li conoscerà bene, sono i luoghi presenti nell'area della lingua d'oca della Provenza. Quindi siamo andati a quello che è il santuario di Saint-Marie Madeleine a Lesermont, che è un massiccio roccioso, dove è presente la grotta in cui, secondo la leggenda, scappando dalle persecuzioni dopo la crocifissione di Gesù, si sarebbe nascosta Maria Maddalena. E abbiamo visitato anche la cattedrale di Saint-Maximin Lesermont, dove, secondo la tradizione, era presente la tomba di Maria Maddalena, e tuttora tra le reliquie è esposto il cranio di Maria Maddalena con un lembo della fronte. Quello, secondo la leggenda, sarebbe stato toccato da Gesù quando pronuncia la famosa frase biblica "noi le tangere". Quindi tra le attività della nostra, e poi nel nostro ordine, c'è anche questo di andare nei luoghi della storia, della tradizione templare, e cercare di mantenere vivi al giorno d'oggi quei principi templari, alcuni sono quelli che avevo anticipato prima. Volevo dire una cosa, che lui veramente per umiltà non lo dice, ma loro sono presenti quando arrivano gli sbarchi dei clandestini, sì, e fanno, aiutano, gli portano i vestiti, gli portano da bere, cercano di aiutare quei poveracci che sbarcano in condizioni miserrime, quindi veramente fanno un lavoro anche calabresi in difficoltà. Anche calabresi in difficoltà, lavorano con gli ospedali, con i bambini dei rioni, diciamo, meno abbienti di Reggio Calabria, eccetera, eccetera. Benissimo, quindi è un'opera umanitaria praticamente, no? In nome magari della Nostra Signora di Sion, che il nostro motto templare è non nobis domine, non nobis, se tu nomini tuo da gloria, quindi per coerenza questi sono anche i valori. È vero, quindi diciamo che è un ordine che tende a tutelare l'uomo in toto, nel nome praticamente di quello di Nostra Signora di Sion. Andiamo avanti, che si va avanti, quindi, e si tutelare praticamente, anche garantire una certa protezione e andare avanti. Quindi non è tanto più la ricerca della verità, nel senso del vero, perché la verità penso che comunque qualcuno la conosca, ma sicuramente non sarò io e non sarà Nicodemo, non sarà lei, non penso che nessuno la conosca. Verità intesa come verità assoluta. Nicodemo, in questo romanzo, nel primo romanzo, abbiamo visto questo personaggio, l'uccellino, che diventa, attraverso le invasioni turche, quindi sappiamo benissimo che per 400 anni noi abbiamo avuto le invasioni turche sulla nostra zona, e hanno saccheggiato, hanno fatto un po' di tutto e via, e Lucia lì mette un coraggio, mette il suo coraggio. Tu hai detto, se io non fossi diventato quello, ciò che sono diventato, sarei rimasto a fare il pescatore. Questo è vero, però lui l'ha fatto non perché lui suscitata la cosiddetta metanoia, no? Quella che chiamano, teologicamente si chiama metanoia, quindi la conversione. E in lui è suscitato, è nato qualche cosa in forma di ribellione, in forma di questo cambiamento religioso, tanto è vero da essere chiamato anche il rinnegato. Allora, innanzitutto diciamo che quando viene catturato a 16 anni, viene messo ai remi di una galera. Tipo Ben-Hur. Tipo Ben-Hur, esattamente come Ben-Hur. Anzi, ve lo faccio pure vedere a Ben-Hur. Eccolo qua. E, tipo Ben-Hur viene messo ai remi, e lì era una vita terribile, perché legati mani e piedi, non potevano alzarsi né per mangiare, né per dormire, né per fare i loro bisogni. Lì rimanevano fino a quando non morivano. La vita media era 2 o 3 anni legati in quel modo. Lui ha una fortuna, che il suo padrone è pure lui un turco di origine calabrese, il quale, dopo alcuni anni, lo prende a ben volere e lo porta come domestico in casa. Qui però suscita la gelosia degli altri schiavi, e una notte lo cominciano a picchiare. Un napoletano, un siciliano, cominciano a picchiarlo. Lui reagisce, tira un pugno, e il napoletano sbatte la testa e muore.
quindi è automaticamente condannato a morte, senza scampo, perché la legge turca diceva che se uno schiavo uccideva un altro schiavo, quindi era una proprietà, era condannato a morte, automaticamente. L'unica possibilità era la conversione. Lui fino all'ultimo non vuole convertirsi, resiste, ma viene proprio costretto perché suo padrone gli dice, una bella frase, da un certo punto, lui dice, ma se io mi converto e perdo le radici con mia madre, che cosa sarò? E il padrone gli dice, sarai una pagina bianca che potrai scrivere come vorrai tu. E alla fine si converte, e col nome di Ali, solo Ali, che poi però, per invidia, gli altri schiavi lo chiamavano Uluch Ali, che vuol dire Ali il rinnaiuto. Bene, passiamo ora al secondo romanzo, no? Sempre abbiamo questa figura di Tommaso Perri con la sua Angelique, che svolgono un'indagine storica molto, molto accurata, no? Sempre notiamo nel testo che non ci sono pause, sempre un susseguirsi continuo di azioni, non hai il tempo di addormentarti sulle righe, perché ti porta ad andare avanti, a leggere, ad arrivare fino alla fine. Qui vediamo praticamente una nuova avventura e vediamo come protagonista non più un personaggio, ma vediamo addirittura un codice. Il Codex Purpureus Rossanensi, che è un manoscritto datato del VI secolo, che ancora oggi è conservato nel Museo Diocesano di Rossanensi. Qui abbiamo questo scritto, che è definito un testo unciale, no? Perché è scritto testo unciale, voglio spiegare che si tratta di un testo scritto tutto in maiuscolo, viene chiamato in questo modo. Ma è valido? Non è valido? È vero? A che cosa risale? Che cosa c'è scritto in questo codice? Intanto è diventato dal 2015 patrimonio dell'UNESCO, quindi dobbiamo veramente essere orgogliosi, perché la Calabria è una delle regioni d'Italia che ha più cose che sono patrimonio dell'UNESCO. E, sì, il codice è un vero codice, probabilmente è stato scritto ad Antiochia di Siria, in uno scriptorium di un monastero ortodosso, di un monastero greco. C'è un mistero. A noi sono arrivati solo i Vangeli di Matteo e di Marco, non sono arrivati Luca e Giovanni, e quindi non sappiamo che fine abbiano fatto. Ma la cosa interessante è che è stato un monaco Siro Melchita di questo monastero di Antiochia o dell'Anatolia, che lo ha portato intorno al VII-VIII secolo, quando tutta l'Anatolia, tutta quella parte lì era stata invasa dagli arabi e addirittura era stata assediata persino Costantinopoli. Quindi un viaggio avventuroso, un viaggio di questo monaco che vede crollare il suo mondo, vede distrutto il suo mondo ed è costretto a fuggire per salvare il salvabile, tra cui questo codice e qui entrano in gioco i templari. Anche la Sacra Sindone, perché pare che pure la Sacra Sindone venga sempre da quella zona lì, era conservata in quella zona lì. C'è da dire una cosa sul codex, e sono fogli di carta pergamena, circa 200 fogli sono arrivati, ogni foglio è un agnello, perché la carta pergamena si ricava dalla pelle dell'agnello. Ogni foglio è dipinto di rosso e quindi costosissimo. Ogni foglio è scritto con caratteri d'oro o, nelle pagine dove non ci sono le miniature, in argento. Quindi solo l'imperatore o qualcuno della sua famiglia poteva essere il committente di questo Vangelo. Certo, non si tratta di un sinottico, chiaramente, perché anche se nella miniatura iniziale abbiamo i quattro simboli, che quattro, il bue, l'aquila, il leone, e l'angelo, che sono i simboli dei quattro evangelisti,
sappiamo benissimo che non si tratta di un sinottico, no? Perché manca, ovviamente, mancando Luca e mancando Giovanni, non possiamo parlare di tale cosa. Però con te abbiamo 188 pagine e abbiamo una lettera di Eusebio di Cesarea che risale al 550 d.C. Sulla concordanza. Che poi ho scoperto anche, cioè il discorso, non è una cosa stupida può sembrare, no, la città di Alba, il nome della città di Alba deriva dal fatto del nome dei quattro, dei simboli dei quattro Vangeli: l'angelo, il leone, il bue e l'agnello. Ecco, questo qua è l'angelo, e questo l'ho scoperto visitando una cantina, quindi non lo sapevo nemmeno io. E quindi non parliamo di Vangeli sinottici, abbiamo detto così. Però poi hai parlato del Vangelo di Giovanni e hai parlato della sindone. Allora, questo lo voglio chiedere al professore: ma se noi ammettessimo la verità, la validità della Sacra Sindone, dovremmo rinnegare una parte del Vangelo di Giovanni? E quale? Quella del lino che viene ricoperto dal lino, il capo viene ricoperto dal lino, quando non è vero. Allora, si potrebbero dire molte, molte, molte cose. Perché? Perché intanto i Vangeli che leggiamo noi non sono i Vangeli che furono scritti all'origine, sono dei Vangeli tradotti nella nostra lingua, prima ancora tradotti nel latino, prima ancora tradotti dall'aramaico, dall'ebraico. E noi sappiamo che le parole possono avere molti sensi. Noi sappiamo che la storia la scrivono i vincitori, o comunque la scrivono quelli che possono permettersi di decidere, avendo il potere, qual è la versione che deve essere tramandata. C'è il rischio delle interpolazioni casuali. Ci sono stati molti secoli in cui uno come me o come Nicodemo non sarebbe esistito. Qualcuno che sapesse leggere e facesse la revisione della bozza di un testo, perché gli unici che sapevano scrivere erano i monaci, che naturalmente seguivano le direttive dei loro superiori. Uno dei voti principali dei monaci è proprio quello del testo. Noi ci atteniamo alla Vulgata di San Girolamo, praticamente. Poi, a parte questi aspetti che quindi potrebbero lasciare dei dubbi anche su quello che era il significato originario delle parole scritte nei Vangeli, noi dobbiamo considerare che quello che ci è arrivato è un lino, che poi è stato concretamente avvolto attorno a una persona. Dobbiamo considerare che la sindone non è l'unico lino. Ci sono, io stesso ho visitato in 3-4 chiese diverse, anche in Spagna, a Valencia, ci sono altri veli. Il famoso velo della Veronica ne è un esempio. La caratteristica della sindone è questo che va sottolineato, è importante, a parte il fatto che si tratti di una figura intera, è la tecnica con cui la sindone è stata realizzata, si è creata, la peculiarità dell'impronta, perché se nel caso degli altri veli, a parte quelli che sono opere d'arte, perché le verifiche con gli strumenti e la tecnologia moderna ha dimostrato che si trattasse di vernice, quindi quelli che sono dei dipinti, in genere quelli sempre più definiti. Tutti i veli che la Chiesa ha sempre venerato come reliquie da tempo immemorabile sono sempre delle immagini indistinte, delle macchie, e spesso si tratta di sangue umano. La caratteristica della sindone è che è un'impronta, è un disegno, tutti gli effetti. Non è però stato disegnato, non è vernice, non è colore. La tecnica utilizzata tuttora è un mistero. Sono delle fibre che sono colorate in quanto bruciate, ma non sono state bruciate con una fiamma. Anche la fonte di calore che ha generato la sindone resta un mistero. Per quanto riguarda poi tutte le datazioni, la famosa datazione degli anni 80 col carbonio 14, come avrete sentito, ormai da anni viene contestata perché le stesse modalità di analisi non sono state spiegate. Quindi in questo campo bisognerebbe considerare tutte le tesi possibili e immaginabili. Quello che secondo me dovremmo considerare è il valore simbolico, filosofico, etico della sindone. Una mossa di pietà popolare praticamente nei confronti del... È un veicolo, anche la sindone, del messaggio evangelico, del sacrificio di Gesù. Questo secondo me
che dovrebbe essere sempre considerato, perché quasi tutte le reliquie, a parte quelle dei santi che sono morti in epoche storiche recenti, tutte le reliquie purtroppo non ci possono dare la certezza dell'autenticità. Immaginiamoci un'opera tuttora misteriosa come la Sindone. La Calabria è legata alla Sindone, perché il castello di Roseto Capospulico, castello templare, è considerato il luogo dove è stata nascosta per 50 anni la Sindone, dopo che è stata, tra virgolette, presa a Costantinopoli durante la quarta crociata, per poi essere portata in Francia, da dove poi è finita in mano ai Savoia e poi è finita a Torino. Però il castello di Roseto, la Calabria, rientra anche qui, anche con la Sindone. Bene, qui nel secondo romanzo addirittura tu metti quattro filoni narrativi, non più due, ma quattro filoni. Ma voglio dire, te ne pensi di notte? Cosa ci fai? Non lo so io. Come fai a fare, cioè, quattro filoni narrativi in un romanzo? Vuol dire, è qualcosa di straordinario, anche dal punto di vista linguistico e anche dal punto di vista, diciamo, della semantica. Ma, e qui in realtà sono stato provocato. Sono stato provocato dalla storia, perché la mia idea era fare il secondo libro come il primo, cioè con due filoni narrativi, quello storico e quello moderno, dove c'è questo professore Tommaso Pepe che va alla ricerca delle prove, va in giro per il Mediterraneo a cercare l'altra metà del codex, quella scomparsa. E questa era l'idea. Se non che, cosa succede? Allora, io scelgo una località della Turchia meridionale che si chiama Antalya, Adalia, e che anticamente si chiamava Attaleia, e come base di partenza di questo monaco, perché lì c'era un monastero bizantino. Ed è il luogo ideale perché è vicino ad Antiochia e nello stesso tempo è sulla strada per Costantinopoli. E quindi è il luogo adatto per fare iniziare il libro, no? Allora io inizio il libro dicendo che prima di scappare i monaci nascondono in una grotta il tesoro del monastero. Allora, che cosa vado a scoprire? Che nel 1919 Antalya è stata la base italiana, l'Italia aveva occupato parte dell'Anatolia, era crollato il sultanato, ancora non c'era la Repubblica Turca, e gli italiani, che, e questo è un paradosso se ci fai caso, che sono state le principali vittime dei turchi, appoggiavano i turchi contro i greci, perché i greci erano appoggiati dall'Inghilterra. Allora, per contrastare la perfida Albione, allora hanno appoggiato i turchi, hanno finanziato i turchi, hanno dato le armi ai turchi. Se i turchi hanno vinto la guerra contro i greci, è stato merito degli italiani. E la base dove ce l'avevano? Accanto al monastero. Ho detto, no, non può essere un caso. Allora ci devo inserire anche questo aspetto storico qui. Ed è nato anche l'altro filone. 1917, 1903, la quarta crociata, la Sindone, eccetera, eccetera. E poi 1919 e 2019. Sì, sì, sì. E abbiamo la Torino di Ferri. Benissimo. Volevo chiedere al professore Sgro. Cioè, noi la storia sappiamo che è fatta non solo dalla storia in sé, dalla narrazione, ma è fatta da storiografia, no, la storia della storia, che attinge molto ai manoscritti, attinge al, cioè abbiamo ai codici, no? Abbiamo ad esempio il codice sinaitico del monastero di Santa Cristina, poi abbiamo la National Library che fiorisce praticamente di codici, abbiamo gli archivi vaticani che sono accessibili. Ma nella ricostruzione storica il ruolo dei templari come si pone in ciò? Cioè voglio vi spiego meglio, forse sono stata un po' confusionaria. Cioè, quale ruolo hanno giocato i templari nella ricostruzione storica di alcuni elementi?
Allora, i templari in questo romanzo di Nicodemo si occupano proprio anche del codex, hanno un ruolo, quindi leggendo il libro si scoprirà come tra gli scopi degli ordini cavallereschi in generale e di alcune organizzazioni che sono, nel caso dei romanzi di invenzione dell'autore di Nicodemo, ma che nella storia sono anche esistite, hanno come scopo principale quello o di conservare la conoscenza o di controllare, quindi in certi casi quando è sgradita, eliminare una parte di conoscenza. E questo è stato anche quello che è stato attribuito ai templari, cioè il fatto di aver scoperto delle conoscenze che poi sono state ritenute segrete in quanto i templari non ne hanno poi svelato il contenuto. Anche questa è una delle accuse che è stata mossa ai templari quando viene riassunta con l'accusa di stregoneria, oppure il culto di strani idoli o l'uso di strane formule. Poi riguardo al ruolo che hanno svolto i templari, prima parlavamo della sindone, possiamo aggiungere a quello che diceva Nicodemo, che la sindone riappare, cioè l'oggetto che noi conosciamo come sindone, riappare in mano templare. In che senso? La famiglia in cui nel 1500 la sindone riappare, viene esposta nella loro cappella privata, era la famiglia dei De Cerny. Uno dei dignitari, Arso Arrogo, insieme a Jacques de Molay, si chiamava De Cerny, era la stessa famiglia. Quindi vuol dire che questo oggetto è apparso due secoli dopo, non è apparso casualmente in un luogo qualunque, e questo perciò può essere un elemento ritenuto a sostegno a favore dell'autenticità di questo oggetto, perché altrimenti i templari non avrebbero perso del tempo con quella che poteva essere considerata una falsificazione. Era in mano templare, quindi c'è da ritenere che fosse quantomeno un oggetto antico e di lunga e antica venerazione. E riappare in Francia, in mano a questa famiglia De Charny, e viene ceduta da questa famiglia, la famiglia Savoia, viene ceduta perché la famiglia De Charny si trova in difficoltà economiche, non perché i Savoia siano il primo acquirente o il migliore acquirente, ma perché i Savoia... No, perché i Savoia lo sono tuttora, sono i discendenti titolari del titolo di re di Gerusalemme. Quindi doveva per forza essere custodita da qualcuno che ne avesse titolo. Ma si narra che ci sia dietro anche un invito da parte della regina... Sì, senza dubbio. Margherita. Senza dubbio, anche perché dobbiamo considerare, questo viene sottolineato nei romanzi, che quando si parla di reliquie tuttora hanno un fascino enorme. Immaginiamo in un'epoca in cui la fede e la superstizione riusciva a muovere masse popolari che potevano poi quindi essere uno strumento per quello che era il potere, per le politiche di quel tempo, le politiche di aggressione di quel tempo. Poi per quanto riguarda il ruolo svolto dai templari nella conservazione della sapienza, e qui bisognerebbe andare alle radici della concezione templare, anche questo è un aspetto che viene messo bene in evidenza da Nicodemo nei suoi testi, quindi leggendoli si riuscirà a capire e a farsi una propria idea poi di quella che era l'indole, di quello che era l'atteggiamento dei templari. I templari non, come dicevo prima, non volevano contrastare le altre culture, le altre tradizioni, cercavano la tolleranza, la convivenza anche in Terra Santa, spesso cercavano di mediare tra quelli che erano gli stati potentati in Terra Santa per convincerli a ricercare una tregua, un compromesso con le popolazioni locali e con quelle che erano le altre potenze del tempo, e avevano una visione di tolleranza e di convivenza che avremmo voluto considerare, potremmo considerare all'avanguardia, perché pari a quella che abbiamo noi al giorno d'oggi. Aggiungo una cosa molto importante, sì. Le cattedrali gotiche fioriscono improvvisamente, vuoi dirlo tu? Cioè no, ci arrivavo, vai. Fioriscono improvvisamente quando i templari ritornano dalla Terra Santa. Quindi entrano in contatto con matematici arabi, quindi l'algebra, la geometria, eccetera, eccetera, uno scambio, ma si dice anche da quello che riescono a trovare nei sotterranei del Tempio di Salomone. E queste cose fanno così che vengono costruite queste cattedrali che sembrano innaturali, come dire, che sfidano
che sfidano le leggi della fisica eppure stanno in piedi, proiettate verso l'alto. Infatti questa è la concezione aristotelica, no? Praticamente il microcosmo del macrocosmo che si sbetta contro perché Dio è irraggiungibile e quant'altro, no? Quindi infatti prendiamo ad esempio Notre Dame de Paris, prendiamo la Maria Nascente del Duomo di Milano, la Casa di Maria di Loreto, che sono tutte praticamente santuari, abbiamo poi anche la consorza. Posso dire una cosa, scusate, solo a titolo informativo. Ma è vero che le cattedrali gotiche non hanno planimetrie, cioè che sono state tramandate nei calcoli a voce, così è vero o no? Io questo non ti posso rispondere perché non sono un architetto. Allora, quindi... secondo alcune teorie, i fratelli muratori, da cui poi discende la massoneria, eccetera, eccetera, erano proprio questi artigiani, ma questo lo spiega meglio. I fratelli muratori risalgono nel 1700. No. L'architettura. La massoneria moderna. La massoneria moderna risale. La fondazione della prima Gran Loggia avvenne nel 1717 a Londra, il 24 giugno, giorno di San Giovanni. Certo, la massoneria esisteva prima, sia la massoneria speculativa, quella che poi è la massoneria attuale, un'associazione culturale che nasce nel 1717, ma esisteva già nei secoli precedenti in Inghilterra, nella Royal Society inglese, ed era erede di quelle che erano le corporazioni dei muratori. Le gilde dei muratori esistono da sempre, da quando nell'antico Egitto si costruivano le piramidi, prima ancora da quando le prime tribù si organizzavano in forma civilizzata e iniziarono ad alzare i loro totem, anche quella era una forma di architettura. Quindi qualcuno che si dedicasse all'arte reale della costruzione esisteva sempre. In questo caso noi ci dobbiamo riferire a quelle che sono le corporazioni dei costruttori, cioè dei gruppi di costruttori organizzati. Organizzati in che senso? Con una gerarchia, quindi con dei capimastri, dei maestri, con dei committenti, con soprattutto, da questo punto di vista, è quello che a noi interessa, un patrimonio di conoscenze costruttive. Di... E aggiungo un'altra cosa, erano nel Medioevo uomini liberi. Sì. Non erano sottoposti a nessun regime feudale o ecclesiastico, erano uomini liberi, perché si potevano muovere liberamente in qualsiasi posto ed erano ammirati, rispettati e ricercati proprio per la loro abilità, ma erano uomini liberi, che, ripeto, è un concetto rivoluzionario per il Medioevo. Il nome stesso, noi in italiano utilizziamo massoneria, che sarebbe più corretto framassoneria. Framassoneria è la traduzione in italiano dell'inglese Freemasons, come diceva Nicodemo, liberi muratori. Liberi muratori non perché fossero liberi, c'erano gli schiavi, c'erano molte altre categorie di persone che erano libere. Liberi nel senso che non erano soggetti a nessuna autorità, erano dotati di un passaporto che gli consentiva di varcare tutte le dogane senza pagare imposte, perché svolgevano un lavoro molto prezioso. Erano richiesti dai committenti più facoltosi, quindi dai re, dagli imperatori, ma soprattutto dalla Chiesa, dai cardinali, dai vescovi e dai papi, per la costruzione di quelle che erano le sedi di culto. E probabilmente una parte delle conoscenze geometriche costruttive appaiono all'improvviso dopo le crociate. Può essere stato merito dei templari o semplicemente dal contatto tra il mondo occidentale e quello che era il mondo medio orientale. Queste conoscenze per forza di cose non si trasmettevano nelle scuole, non esistevano le università con la facoltà di ingegneria o di architettura come le intendiamo noi, si trasmettevano all'interno delle gilde dei muratori, le corporazioni, che non erano delle scuole in cui si conseguiva un diploma, ma erano delle corporazioni nel vero e proprio senso della parola, si faceva parte tutti di una stessa famiglia, nel senso che l'operaio, se veniva ritenuto idoneo a far parte di una corporazione, entrava nella famiglia del maestro, viveva con lui, mangiava con lui, quindi per osmosi imparava come gli apprendisti con i maestri, vivendo a contatto con lui. Quindi c'era una trasmissione per lo più orale
e molto probabilmente c'erano delle planimetrie, ma non erano delle planimetrie di dettaglio come le intendiamo noi, perché loro si riferivano a determinati tipi di elementi di costruzione e per loro era naturale riprodurli, perché erano riprodurre determinati schemi. Ecco che c'è, che nasce poi uno stile, perché nello stile gotico c'è la riproposizione, secondo quello che dice anche Nicodemo, della regola aurea di determinate proporzioni, che quindi rende tutte le cattedrali gotiche riunite da un filo rosso che le contraddistingue. Poi possiamo anche entrare nei dettagli, ma penso possa bastare. La cosa... Aspetta. Volevo chiedere, tornare un po' indietro. Non nel tempo. Noi sentiamo anche, possiamo intervenire noi? Assolutamente sì, quello che lei ha detto precedentemente, cioè dire Roseto Capospulico era un castello dei Templari. Qual era la via dei Templari in Europa? E questa presenza di molti castelli che implicano ricchezza non potrebbe essere stata la causa che ha determinato involontariamente, tra virgolette, la fine dei Templari, andando contro Filippo il Bello? La principale. La via qual era? Di tutti i vari castelli? La diffusione dei Templari sul territorio. Allora, in Italia i Templari non erano particolarmente... Erano per lo più presenti in Francia, infatti la maggior parte dei grandi dignitari nella storia templare era di origine francese, anche i 9 fondatori dell'ordine erano di origine francese, anche se qualche autore sostiene che Hugues de Pen fosse Ugo dei Pagani, originario della Campagna, sì, o qualcuno che ritiene che ci fossero dei Calabresi. I templari in Italia, questo è molto interessante, erano presenti soprattutto nei punti in cui ci si imbarcava per la Terra Santa. Quindi Roseto Capospulico oppure Messina, Rossano erano i punti principali. Per quanto riguarda il castello di Roseto Capospulico, poi anche questo è ben spiegato nel libro, si ritiene che ci sia una presenza templare per la presenza di determinati simboli e per il fatto che tuttora ci sia quella che era l'arca in cui probabilmente è stata conservata la sindone per alcuni decenni prima di essere spostata per motivi di sicurezza. So che Nicolò... Volevo aggiungere questo, abbiamo anche un templare famoso, calabrese, Alessandro Amarelli. La famiglia Amarelli è quella che a Rossano ha la fabbrica di liquirizia, per intenderci, no? Cioè, la famiglia Amarelli conserva una lettera, non sappiamo se è vero o falso, però conserva una lettera dove Hugues de Payens scrive alla famiglia: con molto rammarico comunico la morte del vostro congiunto alle porte di Gerusalemme durante il nostro assedio. Forse quindi abbiamo anche un calabrese, forse erano imparentati con dei francesi, o forse Hugues de Payens era uno dei pagani. La domanda che c'era il professore francese che voleva chiedere qualcosa. Bandierino, sì, ci sta risposto. Arriva. Allora mi rivolgo al professore, in particolare, che è un esponente molto importante dei Templari. Allora, io sono un cultore di religioni orientali, di religioni mistiche orientali, e in particolare mi sono dedicato per diversi anni allo studio delle correnti gnostiche. E allora mi chiedevo, le chiedo se lei ritiene che ci siano delle connessioni, dei collegamenti tra il movimento gnostico in senso lato, però, perché è molto ampio nelle sue caratterizzazioni, e l'ordine dei Templari, cioè se i Templari hanno attinto elementi dal movimento gnostico, che è stato, come lei ben sa, soffocato dalla
religione cattolica, che è stata preponderante, ha eliminato proprio fisicamente i sostenitori del movimento gnostico, proprio perché loro avevano una visione diversa della figura del Cristo, di Gesù il Cristo, e oltretutto basavano le loro concezioni su un'ampia gamma di scritti evangelici che non si limitavano ai quattro sinottici che sono stati scelti. Questa è una visione mia, lo dico, un'affermazione mia, per comodità, diciamo così, perché erano più organici forse, e quindi tutti gli altri sono stati trascurati. E se non fossero stati scoperti gli scritti di Nag Hammadi e di Qumran, noi non sapremmo nulla di tutto quello che poi in fondo circolava le varie sette, le varie organizzazioni religiose che diciamo si diffondevano, si svilupparono proprio nel periodo coevo alla vita di Gesù Cristo. Lei ha accennato anche al fatto che i Templari si ispirassero a Giovanni Battista. Lei più di me sa che Giovanni Battista sia stato un leader degli Esseni, che erano, diciamo così, la massima espressione. Mi sono dilungato, basta così. Ah, io penso una cosa, no? Che se Gesù i sinottici sono tre, non quattro. Giovanni non fa parte dei sinottici, e se Gesù sia stato esseno o meno, nulla ha tolto a suo credere al suo essere persona. Comunque, sì, ma poco tempo fa, rispondendo in una conferenza, io ho aggiunto appunto che Gesù abbia fatto quello che c'è scritto nei Vangeli alla lettera, che i Vangeli fossero di più, che siano più o meno attendibili uno rispetto all'altro. I tre che ci sono quelli che la Chiesa, che alla fine ha prevalso, la Chiesa di Roma, ha deciso che fossero da adottare. Io, come dicevo prima, in una conferenza ho anche detto, anche ammesso secondo le leggende che Gesù abbia avuto un figlio da Maria Maddalena, eccetera eccetera, cosa toglierebbe alla figura, all'insegnamento, o anche alla figura da un punto di vista dogmatico, alla figura di Gesù? Non toglierebbe nulla. Era andata nel modo in cui diceva il professore. La Chiesa che si è affermata è stata quella di Roma, ma la Chiesa delle origini non era la Chiesa di Roma. La Chiesa dell'origine era la Chiesa di Gerusalemme. Gesù era ebreo, all'interno dell'ebraismo esistevano varie sette, noi le definiamo sette, erano correnti, spesso legate a determinate aree, e quella degli Esseni aveva delle particolari caratteristiche che non erano diffuse tra tutti gli ebrei. Avevano il battesimo, per esempio, nella stessa forma in cui Gesù lo riceve da Giovanni Battista, che era il suo precursore in questo senso. E inoltre quelle che sono molte altre eresie non sono necessariamente scomparse. Ne parlavamo in questi giorni con Nicodemo per quanto riguarda il materiale che lui sta studiando per i prossimi romanzi. Fin in epoca tutto sommato recente, fin nel Medioevo, alcune forme di eresia che avevano in comune con gli Esseni e quindi con quelle che erano anche le caratteristiche che venivano imputate ai Templari come colpe, e che furono tra le accuse che furono rivolte ai Templari, sono state presenti fino al Medioevo in quella che è la setta dei Catari, ne avete sentito parlare, i cosiddetti puri perfetti. Anche loro avevano una forte impronta gnostica. Cosa vuol dire il gnosticismo? Gnosticismo vuol dire andare alla ricerca della verità in autonomia. Consideriamo che per tuttora, per la fede cattolica, gli unici tramiti verso la divinità
sono i sacerdoti, sono quelli che sono definiti i ministri del culto. In alcune sette, come quella degli Esseni o come quella dei Catari, non esistevano dei ministri di culto, esistevano dei fratelli appartenenti a una categoria, i cosiddetti perfetti, che cioè avevano affrontato l'unico sacramento che i Catari conoscevano. Mi riferisco ai Catari perché degli Esseni ci sono rimaste poche informazioni attendibili, pochi elementi, che si chiamava Consolamento, e da quel momento non diventava diverso dagli altri fedeli. L'unica cosa che li differenziava era il fatto di poter trasmettere questo sacramento e soprattutto di dover fare voto definitivo di una vita che fosse improntata a quelle che erano le regole della loro vita. Quindi e questi sono dei tratti in comune anche con il monachesimo: l'obbedienza, la castità e la povertà, mentre gli altri catari potevano continuare a svolgere anche le loro attività economiche. E se per i templari, come dicevamo prima, la maggior causa di rovina fu la ricchezza, o meglio l'invidia che generava nel re Filippo il Bello, che era indebitato, voi sapete chi era il maggior creditore del re Filippo il Bello di Francia? No, viene dei templari. Voi sapete dove era il tesoro dei templari? A Parigi. Quindi facciamo un appunto ed è facile capire che facesse gola la a Filippo il Bello il patrimonio dei templari, e il modo per incamerarlo e quindi automaticamente estinguere i propri debiti e assorbire il patrimonio dei templari, il modo più semplice era quello di eliminarli. Invece, per quanto riguarda i catari, anche in questo caso la loro rovina non fu il fatto di essere eretici. Ci sono state molte eresie nell'ambito della storia della Chiesa nei secoli e anche nel Medioevo. I catari furono quelli che vennero invece eliminati e sradicati con i metodi più violenti e più radicali. Perché? Perché erano una realtà sociale, politica, autonoma, che non riconosceva né le autorità politiche secolari né tantomeno l'autorità del Papa del Vaticano. Questa fu la vera causa della loro rovina. Possiamo considerarla anche una prima forma di borghesia, perché era al di fuori del sistema feudale, erano quasi tutti della media nobiltà i catari, oppure artigiani, produttori, e soprattutto, non riconoscendo l'autorità della Chiesa Cattolica, erano anche dediti al prestito, all'attività creditizia e quindi a lucrare sugli interessi, una cosa che la Chiesa non poteva accettare in nessun modo, e soprattutto si rifiutavano di pagare le leggi. Teniamo anche conto che all'inizio l'Ecclesia, no? Ha preso gli atti degli apostoli, la nascita della Chiesa come prima comunità cristiana, c'era anche il problema di come incarnare il cristianesimo in una cultura politeista, in una cultura ebraica, e via. Qui abbiamo tutta la apologetica, no? Quindi Sant'Agostino e quant'altro, e quindi le più grandi forme di eresia che nacquero, tipo il manicheismo, il docetismo, eccetera, poi abbiamo anche la Rinuncina, Nicea e quant'altro, erano proprio per cercare di indirizzare, far capire a chi voleva abbracciare la religione cattolica, cattolica è una costruzione intellettuale. Non, esatto. Non era la predicazione di Gesù la religione cattolica, è il frutto di un la religione cattolica è il frutto di un'elaborazione plurisecolare, perché ci fu un acceso confronto tra i padri della Chiesa all'interno dei concili su tutti quelli che adesso noi consideriamo dei dogmi. Nella Chiesa delle Origini molti dei dogmi non esistevano, non si ponevano neanche il problema. Nella Chiesa delle Origini quello che contava era la buona novella, il messaggio che Gesù di persona aveva trasmesso. Per incarnare, dice, te ne stavano di Cesi, gli Efesini, Corinzi. Quindi è stata una lenta formazione che ha portato alla religione che noi conosciamo. Ed è quella che ha portato a far prevalere una fede su tutte quelle che poi dai vincitori sono state bollate come eresie. Qualcun altro vuole intervenire? Allora gliela faccio io, il discorso è così intenso, no? Tutte queste cose le troviamo nel libro, sicuramente. Ci romanzi. Abbiamo parlato di cattedrali gotiche, quindi la Nostra Signora, la nascente e via, no?
nel Medioevo, quindi nell'anno 1000 intorno, vediamo che appaiono le cosiddette Madonne Nere per la prima volta. E sono quelle Madonne che vengono fatte con il cielo del Libano, oppure diventano nere perché con il cielo votivo davanti, quindi col fumo diventavano nere. O forse sono proprio nere. Però noi abbiamo due grandi differenze. Abbiamo la Madonnina vestita di bianco con il mantello azzurro, che è la Madonna quella per noi, no? E poi abbiamo la Madonna invece con vestiti principeschi, vestita d'oro, mantello rosso, la corona in testa. Anche questo c'è nei libri. E c'è anche nel libro questo, quindi è la Maddalena quella? Aspetta, vorrei aggiungere io una cosa. Qual è uno dei santuari più famosi dove c'è una Madonna Nera qui in vicino? Europa, vicino a Messina, Tindari. No, una dei Tindari. Esattamente. Tindari che cos'era? Era un tempio dedicato a Venere. Sì. Era un tempio dedicato ad una dea pagana, quindi era in realtà era il culto della dea madre, della dea terra, e quindi un culto che risaliva ancora prima dei greci e dei romani, e quindi che veniva di volta in volta incarnato in una dea differente, che poteva essere Atena, che poteva essere Demetra, che poteva essere Venere, eccetera eccetera. Guarda caso, la maggior parte delle Madonne Nere si trovano dove c'era un tempio dedicato ad una dea che rappresenta la dea madre, la dea terra. Continua. Quindi più che una presentazione, questi argomenti meriterebbero un convegno, perché meriterebbero tutti di essere affrontati con delle belle relazioni, con delle immagini, perché ci sono molte cose che si potrebbero dire. Partiamo da quello che dicevamo prima: la religione cristiana come caratteristica ha avuto quella di ricoprire, rivestire credenze che erano già presenti. Questo perché? Per una questione di pratica funzionale, perché era più facile così convertire al nuovo culto delle persone che avevano le loro tradizioni, le loro abitudini, e non potevano essere frastornate o confuse, dovevano avere dei punti di riferimento. Molto importante è il simbolismo, l'iconografia, perché nei secoli del passato erano poche le persone che sapevano leggere, o poche le persone che erano in grado di capire che dei discorsi che da un punto di vista dottrinario fossero troppo complessi, quindi erano fondamentali le icone, erano fondamentali i simboli. Per quanto riguarda le rappresentazioni mariane della Madonna, sì, a volte sono state poi ricondotte alla Vergine, ma potevano essere riferite ad altre Marie, intanto perché nel Vangelo le Marie sono molte, e questo è un altro aspetto di cui parlavamo nei giorni scorsi con Nicolemo, nei nostri studi, nei nostri confronti. Anche il nome Maria presente nei Vangeli forse non era il reale nome di quelle donne, perché noi sappiamo che anche alcuni apostoli, Simone detto Pietro, avevano dei nomi reali che non corrispondevano ai nomi presenti nei Vangeli. I nomi stessi, noi lo sappiamo, hanno un loro significato, un significato simbolico. Quindi può darsi che lo stesso uso della parola Maria, che in aramaico significa semplicemente amata, fosse un modo in cui Gesù si rivolgeva a quelle donne che lo seguivano e che lui riteneva le sue discepole predilette. Perché tutte le donne che vengono chiamate per nome di quello che è il seguito di Gesù si chiamano tutte Maria. Maria di Magdala, Maria di Betania, sì, amata, principessa. E qui ritorniamo a dire, le parole quando vengono tradotte da una lingua come l'aramaico sono polisemantiche, il loro senso varia anche in base al contesto in cui vengono inseriti. Può essere anche Maria Maddalena, ma io voglio aggiungere sulla possibile spiegazione del perché fossero nere, perché forse rappresentavano, richiamavano Iside, come diceva Nicodemo, cioè la dea madre, che era l'altro aspetto della realtà. E qui ci ricolleghiamo anche a quelli che erano le credenze di alcune sette, per ultima la setta catara, cioè l'esistenza di una divinità buona, di una divinità cattiva, o secondo altri culti del sole e della luna, o del principio femminile, maschile. Riconduciamo tutto al dualismo. Volevo giusto per fare spezzare un po' così
Allora, sarò a raccontarvi un piccolo aneddoto. Io sono stato allievo di John Tramper all'Università di Cosenza, più che allievo collaboratore, perché avevo una borsa di studio, ero già laureato e quindi lavoravo con lui e facevamo ricerche di ambito storico, etnolinguistico, eccetera, eccetera. Una volta lui mi disse: ogni traduzione è un tradimento. E mi fa un esempio. Dice, tu, mi fa, la sai la parabola del ricco che vuole andare in paradiso? Dice, sì, cosa dice? È più facile che un cammello passi nella cruna di un ario piuttosto che un ricco vada in paradiso. E dice, è sbagliato. Non c'è nessun cammello. Era una gomena, ovvero una corda grossa. È più facile che una corda grossa entri nella cruna del lago, e c'è un senso. Non cambia il significato. Che vuol dire più facile che avvenga una cosa assurda piuttosto che una cosa possibile, no? Quindi il senso non cambia. Io parlando con dei preti, però un cammello con un ago non c'era niente, il cammello e lì è perché si è confusa la parola gamenos con camelos e quindi è stato un errore di traduzione che ci portiamo fino ad oggi. Secondo alcuni invece era la cruna del lago, era una piccola porta piccola per far passare solo le pecore, che si trovava a Gerusalemme, per cui il cammello non ci poteva passare. Quindi o è nell'uno o è nell'altro caso, sto cammello non ci azzecca nulla. Immaginiamo cosa ci può essere oltre. Bene, se non abbiamo altre domande, io vado per i saluti finali. Ah, Renato. Una sola cosa. Vengo lì con il microfono. È possibile una piccola spiegazione sul rapporto tra nascita di banche e templari? Sì, certo. Nascono con i templari. Nascono con i templari il sistema bancario perché i templari furono, e questo è un altro dei loro meriti, anche una garanzia e una protezione per quello che riguarda le finanze dei pellegrini. Perché vi spiego come funzionava la cosiddetta lettera di cambio dei templari. Io domani devo partire per la Terra Santa, non nel 2024, ma nel 1200, eccetera. E sono a rischio di vita. Ogni 100 metri io corro il rischio, in un bosco, in un incrocio, viaggiando al buio, non esistono forze dell'ordine, non esistono eserciti, non esiste alcuna forma di tutela del viaggiatore, quindi si corre il rischio di essere raggirati anche da chi ti dà un passaggio con una nave, con un cavo, eccetera. E io mi devo portare dietro il denaro che mi serve per mangiare, per pernottare in quelli che sono gli ostelli, gli ospizi in Terra Santa. Come faccio? Sono a rischio di essere riandato. Vado in quello che è un banco temporale, deposito i miei 1.000 euro, la moneta del tempo in base allo stato in cui io vivevo. I temporali mi rilasciano una lettera, un foglio. Un foglio che attesta che io ho versato in quello che è un banco templare quella cifra. Io lungo il percorso, se ho bisogno di liquidi, di contanti, di monete, mi reco in un banco templare lungo la via, questa lettera viene presa, viene aggiornata, mi danno l'importo che io desidero, rimane come giacenza quello che mi servirà in futuro, io riprendo il viaggio con i soldi che ho prelevato e con questa lettera che attesta il mio credito. I templari avevano poi un sistema di aggiornamento della loro contabilità che veniva trasmesso attraverso quelle che erano delle vere e proprie staffette che periodicamente andavano da un banco templare all'altro, scambiavano le informazioni e aggiornavano la contabilità come se fosse un conto corrente attuale contemporaneo. E quindi questo consentiva al pellegrino che non era armato, a differenza dei templari, di poter viaggiare fino in Terra Santa portando poco denaro con sé, o se l'avesse perso gli fosse stato rubato quel poco che aveva, con la lettera avrebbe potuto prelevare il resto, e anche nel caso in cui avesse perso quella lettera gli fosse stata sottratta, con i tempi tecnici di aggiornamento che all'epoca erano un po' più lenti dell'internet attuale, un mese, due mesi, anche in Terra Santa sarebbe risultato che lui vantava un credito nei confronti dell'ordine. E non solo, questi crediti generavano anche interessi se non venivano prelevati. Quindi sono stati gli inventori, da questo punto di vista, davvero del sistema bancario come lo intendiamo al giorno d'oggi, con varie filiali diffuse sul territorio. Beh, tutte riconducibili a un'unica istituzione. Ne approfitto allora
perché è un'occasione speciale, l'abbiamo ritirato oggi, il nuovo libro, quello su Alarico. E voglio solo dirvi una cosa, così già abbiamo parlato abbastanza. Come è nato l'idea di questo terzo libro? Ogni libro in genere ha una genesi. Lucia Lì è nato perché ho letto Don Chisciotte, Il segreto del Codex è nato perché io vivevo a Corigliano Calabro ed ero molto amico, sono ancora molto amico di Don Luigi Renzo, che all'epoca era direttore della biblioteca del Museo Diocesano e poi è stato anche vescovo di Mileto. E lui mi ha introdotto, mi ha fatto innamorare di questo libro. Il terzo è nato per caso, vedendo una locandina del comune di Cosenza. Una locandina che un po' mi ha irritato all'inizio, però poi mi ha incuriosito. La locandina diceva così: anche Himmler è stato a Cosenza. Dico, come? Il numero due del nazismo usato per fare la pubblicità del comune di Cosenza. Ho detto, mi sembra un po' troppo. Invece perché? Perché in quel periodo stavano facendo degli scavi sul fiume Busento e quindi sono andati a trovare tutti i personaggi storici che sono stati lì a scavare. Himmler nel 38 è andato con una squadra di archeologi nazisti a scavare per cercare il tesoro della Rico, non perché gli interessasse loro, lui ne aveva abbastanza, era abbastanza ricco, essendo il numero due del nazismo. No, perché pensavo che ci fosse seppellito una tecnologia di Atlantide e con questa tecnologia i tedeschi avrebbero vinto la guerra. E ha scavato per mesi, fino a quando Hitler non l'ha fatto ritornare in Germania, no? Perché visto che non otteneva nulla. Allora, questo mi ha dato l'idea di seguire, come dire, questa scia, questa visione un po' pazzoide di Himmler, che lui riteneva che questo tesoro fosse custodito prima dagli egiziani, che l'avevano ricevuto dagli atlantidei, i quali erano gli antenati degli ariani, tra l'altro. Poi era finito in mano agli ebrei con Mosè che l'aveva rubato e l'aveva portato nel Tempio di Salomone. Poi dal Tempio di Salomone i romani l'avevano rubato e l'avevano portato a Roma. Poi Alarico l'aveva rubato e l'aveva portato a Cosenza. Hanno rubato tutto. Però questo mi ha dato l'idea di scrivere questo libro e qui mi sono superato, perché a livello di linee temporali partiamo dal 2180 avanti Cristo, periodo dell'antico regno, fine dell'antico regno in Egitto, e finisce nel 2180 dopo Cristo. Questo non vi dico altro sul terzo libro. Infatti c'è una poesia in tedesco, non ricordo il titolo e non ricordo l'autore, e me lo dirà sicuramente Luciano, per solo Luciano Pignameno, Das Grab am Busentum, no? La tomba del Busento, non forse ricordo, ma Cartucci che l'ha tradotto da Pompatti, ecco, c'era, io ricordo solo il titolo, la poesia non la ricordo bene. Ogni libro è un viaggio nel presente, nel passato, nel futuro, e ogni libro ci apre orizzonti infiniti, ci apre la mente, ci apre il cuore. E anche quando io dico ai miei allievi, no, dice, ma avete letto? Dice, no, non abbiamo mai letto nulla. Non è vero, perché avete letto Promessi Sposi, avete letto L'Iliade, l'Odissea, avete letto La Divina Commedia, avete letto Pinocchio. Quindi voi siete stati testimoni di quel momento storico. Io vi auguro una felice serata e un'ottima lettura. Lascio la parola al Presidente. Grazie Simona. Possiamo dire di rispondere al mandato che ci siamo dati, cioè quello di seminare curiosità, e quindi dalla curiosità nasce la conoscenza. Possiamo dire, sì. Sì. E allora stiamo rispondendo appieno al nostro mandato. Ringrazio Nicodemo, Rocco e la nostra Simona. Qua ci sono i libri per chi volesse approfondire. Grazie ancora e buona serata. Grazie.